Buono scuola si cambia. Rendiconto finanziario 2013. Documenti approvati in aula. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale, nella seduta dell'11 novembre, ha approvato il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio finanziario 2013 e la proposta di deliberazione che modifica il piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014. L'Assemblea ha poi approvato 3 documenti, rispettivamente sulla Torino Ceres, sull'organizzazione dell'emergenza sanitaria e sullo svincolo dal patto di stabilità delle spese per istruzione e trasporto. In primo piano. Cambiano i criteri per l'accesso al buono scuola. Lo ha deciso con deliberazione il Consiglio regionale l'11 novembre. Per accedere al contributo, il nucleo familiare dell'allievo dovrà avere una situazione reddituale attestata dall'ISEE uguale o inferiore a 26.000 euro, prima erano 40.000. L'assegno sarà elevabile dell'80% nel caso di alunni disabili. In questo modo sarà possibile concentrare le risorse disponibili a favore delle fasce più deboli dell'utenza. L'Assemblea di Palazzo Lascaris ha approvato l'11 novembre il rendiconto della Regione Piemonte per l'anno 2013. Il documento accerta un disavanzo sostanziale pari a 2 miliardi 656 milioni di euro, così come integrato dopo la decisione di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. I debiti, mutui e prestiti a carico della Regione a fine esercizio 2013 ammontano a poco meno di 6 miliardi di euro. Il Consiglio regionale, nella seduta dell'11 novembre, ha approvato 3 documenti. Il primo impegna la Giunta a evitare che la modifica del progetto per l'interconnessione della linea ferroviaria Torino-Ceres con il passante ferroviario comporti aggravi di spesa. Il secondo chiede di sospendere una deliberazione del 2013 che separa l'organizzazione del 118 da quella della rete ospedaliera. Ha approvato anche il documento che chiede alla Giunta di intervenire presso il Governo per escludere dal patto di stabilità le spese per istruzione e trasporto.